Tenuta questa mattina nel cuore di Padova, presso Sala Carmeli, uno dei tanti tesori di interesse storico, artistico e culturale da riscoprire della città, la cerimonia di consegna del contributo che Alì ha raccolto grazie alla sensibilità dei suoi clienti a favore dell'Istituto Oncologico Veneto, dell'Istituto Oncologico Romagnolo, di Medici con l'Africa QAM, di Banco Alimentare del Veneto e dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Ammonta a 43.594 euro il contributo raccolto attraverso il concorso Premi Alì 2018-2019 a favore dei soggetti sociali promossi in collaborazione con IOV, IOR, QAM, Banco Alimentare del Veneto e DEMPA. Sì, sicuramente adesso abbiamo anche introdotto IOR. Perché vogliamo sensibilizzare non solo nel Veneto, che siamo ben conosciuti, ma anche in Emilia-Romagna. Oggi è una giornata molto importante per noi, per la nostra famiglia anche, perché oggi siamo come azienda ma anche come famiglia, crediamo a questi progetti e grazie alla loro fiducia e soprattutto ai nostri clienti che ci sostengono portiamo avanti questa associazioni che fanno del bene nel territorio. Si tratta dell'Etiopia, Wolisso, un'area di 1,5 milioni di abitanti. Questo ospedale dà accesso e cura tante patologie dei bambini, una di queste in particolare la malnutrizione, quella cronica che va prevenuta. Ma questi soldi servono in particolare per trattare i bambini malnutriti acuti. Un bambino malnutrito acuto che perde proteine, zuccheri, grassi, che non le ha perché non le riceve, è destinato a morte certa. Allora questi soldi, questi fondi della Lì servono a trattare questi bambini. E quando tu tratti un bambino malnutrito acuto, puoi davvero nel 90% dei casi salvargli la vita. Quindi mi sento di dire che l'anno scorso con questi soldi abbiamo salvato 430 bambini destinati a morte certa. Mi pare che sia, non abbiamo risolto i problemi del mondo, ma abbiamo fatto delle cose concrete a beneficio di questi bambini che sarebbero destinati altrimenti alla morte. Sì, grazie innanzitutto alla famiglia Cannella, che è da anni con cui collaboriamo. Come ho detto, collaboriamo sia per la raccolta appunti, in cui sono stati dati questi kit alimentari che si tramuteranno in più di 8.000 pasti per le persone in stato di indigenza del territorio. E poi con loro stiamo collaborando da sempre con la giornata nazionale della collecta alimentare nei loro punti vendita, che sarà il 30 novembre. E infine l'altra grande collaborazione è anche il recupero dei loro punti vendita di quello che è in eccedenza prima che questo non possa essere più consumato. Dunque veramente un grazie alla famiglia Cannella, perché di fatto è un'azienda che si sta sostenendo nella nostra attività da sempre. Iniziamo un progetto sulle giovani donne per creare uno screening personalizzato. Sappiamo che lo screening così com'è organizzato si basa soltanto come fattore di rischio sull'età, cioè maggiore l'età della donna maggiore il rischio di ammalarsi, ma in realtà ormai la ricerca scientifica ha assodato che esistono altri fattori che possono influenzare la comparsa o meno di una neoplasia, che sono essenzialmente la presenza di una certa familiarità e la densità del seno. Quindi il nostro test diagnostico, io amo chiamarlo anche patentino, che daremo a queste giovani donne, valuterà queste tre cose, quindi non soltanto la mammografia come solitamente viene fatta, tra l'altro con un software avanzato che è la tomosintesi, ma anche il calcolo della densità attraverso un software che lo renderà oggettivabile e anche la valutazione del rischio familiare. L'unione di queste tre cose deciderà quello che sarà il percorso di sorveglianza della nostra donna per il futuro. Consegnati a tutti i medici con l'Africa QAM 9.590 euro alla dottoressa Francesca Caumo a sostegno della lotta contro il cancro al seno portata avanti da IOV. 10.924 euro alla dottoressa Anna Grazia Margapoti e alla dottoressa Laura Mercatali di IOR. 1.094 kit alimentari corrispondenti a 68 quintali di prodotti di prima necessità agli amici di Banco Alimentare del Veneto, rappresentati da Stefano De Guidi, Roberto Becchis e Marco Lorenzi. Infine, agli amici dell'EMPA, rappresentati da Romano Giovannoni e dall'avvocato Veronia Molinari, 11.888 euro.
Grande novità per il 2020 con Emanuele Alecci, presidente del CSV Padova, che sta affiancando il comune per Padova Capitale Europea del Volontariato 2020. L'anno prossimo, per la prima volta, una città italiana sarà Capitale Europea del Volontariato. Dopo Londra, Lisbona, Barcellona, tocca a Padova e siamo finalmente qui a rappresentare tutto lo straordinario mondo del volontariato, della solidarietà e dell'impegno civico di tanti milioni di italiani che ogni giorno si spendono nelle organizzazioni, nei loro territori, nelle comunità. Essere qui oggi per noi ha un valore speciale perché possiamo annunciare il fatto che Ali è diventata il primo main partner di Padova Capitale Europea del Volontariato, a testimoniare che questo territorio meritava questo titolo in quanto non è solo nel mondo del volontariato che questi valori di solidarietà, di impegno civico, di impegno per la comunità vengono praticati, ma è tutto il territorio, tutta la comunità che si fa carico di queste sensibilità e le porta anche nel mondo del lavoro e dell'impresa. E Ali Supermercati è testimonial proprio di questo impegno.